a sto ragazzino non riesco mai a trovarlo, ma mando se cascia, non lo trovo mai. Adesso Paoletto? No? E vabbè, e vado a cercare io, non vi preoccupate, grazie. Mannaggia sto Paolo, ma non lo trovo. Ma... a sorsa, guardate sto Paoletto per caso? No? Grazie. Signora, che l'ha visto per caso Paoletto? Con qualche ragazzino, no? Sì, stava a Pier Tram, dice che andava al centro. Ah, grazie. Ma sora Rosa, Paoletto se è andato un'altra volta al centro. Dite a mia madre che lo vado a cercare. Quanto sei grande Roma, quando è il tramonto, quando l'arancia... Afra, mi senti? Non mi sente. Mai da sentì. Stavolta per le elezioni te devi dare da fa. Ma che vuoi? Te sento. Ma tanto non cambia. Quanto sei bella Roma. Permesso? Vanessina. Permesso? Quando la luna Franco. Specchia di... Afra! Au! Afra, ma che te stai a dormire? Ma che sei nato stanco? Afanatico, ma lasseme per. Bravo, bravo. Ninè! Eh? Sei Ninetto? Che c'è? Vieni un po' qua. Ah, non è sempre dentro l'acqua voi, eh? E che te credi? Ieri me ne so fatti tre, non mi pare vero. Per 40 anni m'arrangiavo una bagnarola. Mo che il comune ci ha dato a Casanova, voglio gode. Domani me ne faccio quattro. Siete proprio bravo. Fate bene, fate bene. Franco! Senti, mi accompagni con la Vespa? Devo fare il giro per Roma. Che è andata a far danno? No, ma che danni e danni. Andiamo a cercare mio fratello Paoletto. Quello da quando c'era giunta nostra. C'è farfanatico, s'atteggia, si è dato alla cultura. Bassica i fori, il Campidoglio. E dice che quando è grosso può far sindaco di Roma. Bravo, sì, il sindaco non lo famo noi. E lo fanno quell'altro. Diglia a Franco, eppure lui ce lo sa. Che te che devo da sapere? Che se qui tornano i democristiani, andiamo tutti per strage. Torniamo peggio di prima. Lo sai in dove vado in villeggiatura quest'anno? Ah sì, dove? A Cattolica. Ma coglioni. Quest'anno il comune a noi poveri vecchiarelli ce manna a Cattolica. L'altro anno a Rimini. E come siamo stati bene. Gratis e t'amore dei. Mi pareva d'essere un principe. Anine, namo, va. Sennò questo ci fa una capoccia come un pallone. Da quando c'è aggiunta di sinistra non ci si ragiona più. Eccola, se fa il bagno quattro volte al giorno, parla del centro anziani, assistenza. Namo. E c'ha ragione. Qualcosa è cambiato davvero, no? Da quando è venuto Petroselli. Oh, ma sei proprio cocciuto, eh? E pianta pure te. Tanto se cambia, cambia. Se non cambia, non cambia. Che c'entro io? Come che c'entri tu? C'entriamo tutti. E se spingiamo tutti, i democristiani restano a piedi. E non è, i democristiani restano a piedi. Va più piano. Guarda, Fra, guarda. Guarda il borghetto come t'hanno buttato giù che ruspe. Se al comune ci stavano ancora quelli là, invece che i nostri, tu ancora stavi abito a mezzo qua a Monnezza. E vabbè, ce lo so. Allora datti una regolata. Che è che mi devo dare regolata? Ce lo sai. Vedete, sembra Chicago. Ma quale Chicago è Chicago? Questa è Roma, quella nostra. Fermo, fermate, forza. Ma mo scendi dalla Vespa, raccogli quel pacchetto e lo butti lì dentro. Forza, scendi, dai. Dai, E per un pacchetto di sigarette mi ha fatto fermare. Dai, forza, andiamo. Sentami un po', lo sai quanti abitanti siamo a Roma? Più di 3 milioni, levandoli turisti, eh? Se tutti quanti farebbero come te, chi butta un pacchetto di sigarette, la carta, cartone, cartarella, a un certo punto la Monnezza ci arriverebbe fino al collo. E beh, non ci sono gli scopini.
A Roma bisogna essere in due. Lo Scopino che pulisce e Romano che ruzzosa. Dai, e forza. E lei. Dai, dai, dai. Ho capito. Ho capito. Sì, te va pure da giocare, è chiaro, a te te va l'acqua per l'orto. Ma poi mi fa spegnere te, ma te giuro mi farà, mi farà. Questo è l'impianto di nettezza urbana più moderno d'Europa. E tutti ce l'invidiano e tu non la vuoi usare. Namo, vola, vola! Se vola, vola, vola. Com'è che si è fermata? Gli è venuta la crisi energetica! Governo ladro, spigli! Che spigli e spigli, andiamo a piedi! Oh, vedi quella M? Quella M porti in metropolitana, come c'è sta a Londra, a Parigi, Mosca, civiltà tecnologica moderna, dai, metti acqua! Oh, non è che me la fregano, no? Ma chi te la frega, senza benzina è pure vecchia! No. Le vecchiaie! Aia, capo! Ce la fai, Basso, guarda! Prego, prego! Te credo, il burrito è basso. Ma va a morire ammazzato. Questa consuma a macello però. Ma che consuma? Questa è tutta elettronica. Tu pensa che basta che spingono un bottone e ne spingono un altro. Se ferma, tu pensa che sto scherzo è tutto automatizzato. Oh, una massete mi fanno male. Andiamo. Vedi Franco, questo qui sarebbe lo schema. Vedi, parte qui da Anagnina e va a finire a via Ottaviano. Questo qui sarebbe lo schema del tragitto che fa, insomma. Ah, Fra, secondo te, no? Quanto ci mette un uomo a nappiedi da Anagnina a Ottaviano? Così, secondo te? 3 ore. Ma insomma, circa. E invece con la macchina quanto ci vuole? 3 orette e un quartino. No, ci vanno 8 ore, no. Tu pensa una cosa, no? Che se qui non cambiava l'amministrazione, questa stava ferma ancora per altri 20 anni, ce lo sai? Ma qui il vagone ristorante non c'è. Ma come vanno a mettere un vagone ristorante? Qui non fa in tempo a mettere in bocca un boccone che è già arrivato. Fa presto a fare fermate, sau. E qui sopra la Vespa un po' montata. Ma come monta la Vespa, dai? Lo vedi, Fra? Tutto bello, pulito, eh? Tutti belli, comodi, seduti. Se viaggi e ti riposi, ti piace? Mi piace, mi piace. E poi sai una cosa, Fra? Che con 200 lire, con 200 lire giri mezza Roma. Ma proprio mezza, eh? Mo' completano pure l'altro pezzo. L'altro tragitto l'abbiamo fatto. Mi piace, la macchina, mi piace. Per esempio, io me la vendo. A parte che non ce l'ho, eh? Aninì, vedi che bella villa, di chi è? Ah, Franco, ma guarda che tu sei proprio un disinformata, oh. Tu devi sapere una cosa, che tutto questo qua, no? Una volta ci abitavano i principi, poi per 20 anni ci ha sguassato il puzzone e poi per 30 anni ce l'ha avuta la Democrazia Cristiana, che l'hanno tenuta chiusa. Mortacci. A farla marcire. Poi è arrivato Giulio, Gallargà e l'hanno riaperta. Ah, allora è pure la mia e la tua. Eh, certo. Mi piace, bravi. Stop. Anine! Oh! Ma Paoletto, quando lo troviamo? Non ti preoccupare, non ti preoccupare, lo troviamo. E il verde è una gran bella cosa. Mm.
No, aspetta, ci sto prima io. Buona, eh? Ammazza che acqua di sorgente. Dai, fammi a bere pure a me, dai. E dai. Mannaggia, stanno sfornate tutte le parti. Non si può più camminare. Ma senti un po' una cosa, ma tu le fogne le vuoi, sì o no? Sì. L'acqua, la luce, il gas. Questo è il piano aceco che ci pensa. Il piano che? È il piano aceco, i soldi della regione e del comune impiegati bene. Quei soldi là vengono in tasca pure a te. E questi sono fatti concreti, mica sono chiacchiere. Hai capito? Andiamo, va. Due. Oh, ma che sei matta, oh? Ma scusi, ma lei lo sa che non può camminare con la macchina? Ma che sei, una guardia? Ma vedi da andare. Ah, fermo! Ma lei non sa che questa qui è una zona pedonale? Zona pedonale? Che vuol dire? Oh, e questo è un centro storico, isola pedonale. Qui, per salvarlo, bisogna che gli automobilisti rispettino il regolamento, Mario, molla. Ecco. Non perdete tempo. Io con di questo. Regolamenti me ne sono sempre fregato. Oh, ma che sei amico di Cartagirone, te? Sì, amico di Cartagirone! A boia, scendere da tre promannate! A boia! Hai visto con gentaccia che c'è sta Roma? Quelli se ne fregano, fanno come gli pare. È stato sempre così, eh? No, ne può pure cambiare. Per quello che sono arrabbiati, è vero, eh? E allora che fanno? Spiegano per far tornare al comune l'amichetti loro, quelli che una volta si sono magnati mezza Roma. E allora che dobbiamo fare? Spinge dall'altra parte, cioè dalla parte nostra. È come a di... fa un braccio di ferro. E mai è da tua? Fra, parliamoci chiari. Certo che pane e mortacchia è una gran bella cosa, eh. Magari tutti i giorni e una salvata di niente ci dà. Che dici? Amore, bisogna che vedate. A capo, e fateci mangiare sto sandwich, perché no? Perché non si può stare manca a sete, mo? Eh no, dovevamo da levarsi i gradini. E perché? Come andiamo dentro poi, casca la Piroli? Ah, gioco, c'è sta il cartello, non lo vedi? Vieni qua, te lo faccio vedere, vieni. Guarda, eh. Unità sanitaria locale RM, che vuol dire Roma, numero 10. Questo è l'abbattimento della barriera architettonica. La barriera architettonica di che? E come di che? Il comune ha pensato anche agli handicappati. Handicappati? Quelli che vanno in carrozzella, poraci. Quelli che pannà all'unità sanitaria locale, i gradini non le possono fare. Allora li levano e ci fanno lo scivolo. Hai capito? Ah, ma per lo sai, non ci avevo mai pensato a sto fatto di handicappare. Non ci aveva mai pensato nessuno. E noi sì. Hai capito? Andiamo, va. Hai capito? Lo scivolo. Buon lavoro, Sormae. Vi saluto. Arrivederci. Ma Sor Sapienza, vieni un po' qua. Ecco. E via qua. Sto venendo. Hai visto, eh? Ma perché le macchine non ci stanno più? E come non ci stanno più? E non ci stanno perché non ci stanno? Che non lo sai che una volta a settimana li levano? Tu fa il calcolo, una volta a settimana, in un anno, quanto fa? E che ne so? E manco io ce lo so. Le levano per fare un esperimento di trasformazione di via dei fori imperiali per salvare i monumenti e permettere alla gente di girare come gli pare, non capisci proprio niente, sa? E meno male che ho trovato a te. E meno male sì. Vabbè, vabbè, andiamo a trovare tuo fratello adesso. Fermo. Ma non è prima. Bravo, piantare. Me fai cascare. Templi e botteghe si disposero intorno alla piazza rettangolare, che fu poi circondata di portici verso l'inizio del secondo secolo avanti Cristo.
furono Cesare e Augusto che diedero una fisionomia definitiva al foro, la cui capienza si rivelò insufficiente. Mettiamoci pure qua. Vennero poi preferite le basiliche, i monumenti pubblici nel campo di Marte e soprattutto i fori imperiali costruiti più a nord. Ah, vedi quanti cocci. Ma che cocci e cocci? Questi sono ruderi romani, questi sono tutti resti, vedi? È roba che è rimasta qui, la gente viene a vedere. Eccomi fratello, vedi? Paolo! Paoletto! Aninetto, via qua! Paolo! Mannaggia la miseria! Era ora che lo trovavamo. È tutto il giorno che te stiamo a cercare. E mo che te sei messo a fare, intellettuale? Te lo sai perché si chiamano fori? No, perché? Perché sono stati costruiti fori. Fori dai villaggi antichi. Ah. Fori dai villaggi antichi, e no? A te chi tardi? È il professore. Professore di che? Fra, sono visite organizzate dal comune, con gli archeologhi, che spiegano a noi romani di oggi com'era la Roma antica dei Cesari. Ci vuole pure la cultura. È un servizio sociale puro lei. Non è così? Sì, sì. Ciao, professor. Ciao. Andiamo, che ti faccio vedere una bella cosa. Ah, professor, grazie, arrivederci. Ciao. Ciao. Quanto ci porti, Paolè? Abbandonato dai romani, il foro, col tempo, si trasformò in una sorta di museo dove si conservavano le glorie del passato. Ed ogni tanto un imperatore aggiungeva un monumento alla propria famiglia. Oh. Che? Quando ci porta sto ragazzino? Al Campidoglio, al comune. Ve voglio far vedere un amico mio. Oh, vedete, quello è Pietro Selli, il sindaco di Roma. E che ci si può parlare? Mi pare. Quello mica è un re, quello è uno di noi. Andiamo. Buongiorno, come va? Ciao. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, signor sindaco, io ho visto. Che hai visto? Ho visto la metropolitana, ho visto i campi verdi, i fori imperiali, e poi finalmente la munnezza dentro i cassettoni, le case nuove. Pensi che mio nonno per 20 anni si è lavato dentro una bagnarola e mo si fa 4 volte il bagno al giorno. Prima abitavamo a Borghetto Prenestino, insomma ho visto, ho visto. Ha visto, ci ho portato io. Anch'io. Bravi. Vabbè, allora che c'è? Che se sta meglio di prima, io... Che me lo farebbe un autografo? Vabbè, vabbè. Dato sì che ci stiamo, me lo faccio fare pure io. Pure a me. E facciamo sta autografi. A sindaco gli tocca lavorare tanto, eh? Beh, qui si lavora a tempo pieno. Grazie. Pure tu? Sì, sì. E a ciclo continuo. Grazie. Grazie. Signor sindaco compagno, che dice che questa Roma cambierà? Certo, l'importante è continuare, non tornare indietro e mettercela tutta. Bene. Sì, bisogna mettercela tutta, grazie. Grazie, Ciao. Ciao sindaco. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma quando piove. Quanto sei grande Roma, quando è il tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui 7 colli, e le finestre so tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella. Fermati!
capoccia. Termo non fame, Roma capoccia. Allora è vero che puro a Roma si può vivere meglio di prima. Basta voler. Dasse da fare. Sai che ti dico? È vero, è proprio vero. Si può cambiare. Partito Comunista Italiano.